Seconda parte di Acqua Atalanta, sempre sul 98 di Robby Channel Teleclusone. Siamo in diretta qui con il dottor Amedeo Amadeo, con Flavio Carrera, che ringrazio di essere con noi. Siamo collegati anche con il ristorante da Leone di Bertova, dove fra poco si svolge la cerimonia di premiazione di Antonio Percassi per il premio Bravo Papà, organizzato dall'Atalanta Club Val Gandino, con Giambattista Gherardi, Conti e tanti anche ex giocatori dell'Atalanta presenti. Abbiamo visto poco fa Marino Magrin, diceva il dottor Amadeo, faceva notare dei giocatori che l'Atalanta anche ultimamente è riuscita a piazzare anche con notevoli plusvalenze, diciamo pure da Højlund, per dire, che è andato al Manchester United, e qualche anno prima Kulusevski. questo Diallo che ha segnato, ha fatto gol domenica per il Manchester United, facendo vincere il Manchester contro proprio il Liverpool nella partita della FA Esatto. Cup, ed è balzato di nuovo questo Diallo che era un po', Era sembrava sparito, disperso, ma sì, era in andato mi pare fosse Scozia, sì, andato in Scozia. anche. Ed era un talento, infatti è l'unico gol che ha segnato nell'Atalanta nel 7-1 all'Udinese Sì, di che qualche vince, anno ma l'ha fa, messo dentro gli ultimi quando in 10 minuti. porta per l'Udinese c'era Musso ed aveva preso 7 gol qui a Bergamo. L'ultimo gol aveva segnato proprio Diallo. Aveva 18 anni, l'aveva messo in panchina e l'ha messo dentro gli No, ultimi comunque 10 minuti. la cosa meravigliosa è che adesso quando noi ci mettiamo davanti alla televisione e guardiamo tutte le Era partite uno di stadio. calcio, vediamo, non so, guardi la Roma, c'è Mancini. Gagliardini, Pessina, quindi veramente ci sono tanti giocatori, Cristante sta facendo bene. Cristante, cioè ci sono tanti Sì, c'è giocatori ancora atalantini Spinazzola, c'è. che giocano in Serie A, quindi La Roma è mezza squadra di ex un'ulteriore Atalantini, cioè. dimostrazione che tutti i giocatori che toccano l'Atalanta fanno strada in Serie A. Sì, c'era anche il brasiliano che era andato alla Roma, che poi è andato poi a giocare Ibanez, bravo, sì, Ibanez, dove è sì. andato? In Arabia anche lui, no? Anche lui in Non, Arabia. e vabbè, parte Kulusevski che nella In Inghilterra, sì. Premier, Vabbè, gioca nel Tottenham, si pianta stabile. Che ha fatto gol, mi sembra 2 settimane fa ha fatto gol, Ecco, Kulusevski. questo Liverpool che Ma sembra la il squadra Liverpool, più forte d'Europa. allora, il Liverpool secondo me è stata una magia, perché se perdiamo è normale. Se vinciamo, grande impresa, e in più in semifinale la incontreremo una delle più deboli, perché l'altro quarto è Marsiglia anche. Benfica Marsiglia. La vincente va in semifinale con la vincente di Liverpool Atalanta. Sì. Io non la do per scontata, perché l'ultima volta a Liverpool abbiamo vinto Sì, se 2-0. riesci a non Noi abbiamo prendere. perso 5-0 quando. Sì. Ma sai, è giusto sognare, giusto? Io penso che Ma per sì, noi atalantini anni 70 vedere è Atalanta-Liverpool è una roba meravigliosa. E quindi è giusto che sognare. Beh, sogniamo l'impresa, tu dai. pensa, il Liverpool in testa alla Premier con l'allenatore Klopp che è forse considerato con Guardiola il miglior allenatore del E poi mondo. ti apro una parentesi, scusami Alberto. Mi ricordo quando abbiamo giocato con Atalanta-Liverpool in Coppa Campioni nel 2018, mi sembra che era appena scoppiato il 20, Covid, 2020. 2020, ecco, che c'era il Covid, e purtroppo tutti abbiamo detto: ma come, andiamo in Coppa Campioni, giochiamo contro il Liverpool e purtroppo non possiamo essere presenti in un evento del genere. Quindi un'ulteriore dimostrazione adesso la fortuna di giocare di nuovo con Liverpool, e a questo punto, dato che ci siamo, con tutta la marea di gente che ci sarà, perché probabilmente sarà una gran festa per Bergamo, e sarà una bella Solo trasferta anche per il Liverpool, brivido dell'inno del Liverpool. dell'inno inglese. Quindi ripeto, è tutto bello e, come ha detto il dottore, sogniamo. Se poi la nostra strada in Europa finirà, niente da dire, perché finiamo contro una squadra che quanti titoli ha il Liverpool? 9 titoli, noi abbiamo una Coppa Italia, quindi Perché in tanto di ogni caso, campionato. dottore, è meglio evitare il derby italiano come è capitato a Milan-Roma, al di là che loro una delle due vada in Quando semifinale, perché. arrivano le squadre, arrivano lì così come adesso, chi becchi, becchi. E perché anche il Liverpool l'ultima partita aveva fatto fatica, perdeva 2-0, mi pare, con quelli dell'Azerbaigian, qualcosa del genere. Cioè, sono tutte partite difficili. Guarda il Real Madrid con l'Ipsia, ha rischiato di essere eliminato perché l'Ipsia ha dominato la partita. Quindi
No, ma la cosa bella è che noi non abbiamo pressione. Sarà una partita così che i Esatto, ragazzi atalantini è potranno quello che ho giocare detto. serenamente, che sia una gioia per loro giocare con l'Ivo. Quindi E è poi. forse l'unica partita che non avranno quella tensione per dirti dobbiamo vincere. Per esempio, col Bologna c'era magari una tensione perché ci sono quelle partite che uno Sì. deve vincere e non è semplice. Col Liverpool direi che se avremo la fortuna, perché poi la fortuna sarà un altro elemento molto fondamentale per questa partita. E poi è un momento in cui anche sul piano, diciamo, mediatico mostrano un'Atalanta sorridente perché ha pescato il Liverpool e altre che protestavano perché era troppo difficile la partita. È un momento anche dal punto di vista mediatico molto bello per l'Atalanta. Quindi questa del Liverpool deve essere una festa di sport, ovviamente cercando di Sì, lo vincerla, è stesso ovvio. Klopp ha espresso molto rispetto nei confronti dell'Atalanta che ha già affrontato e infatti ha perso in casa 2-0 con il gol di Ilicic e Gosens. Certo, era un'Atalanta diversa adesso, però Vabbè. adesso magari ci sono meno campioni come allora Ilicic e Gomez e così, però abbiamo una serie di giocatori che possono comunque sempre incidere anche a livello internazionale. Il recupero per dire anche di un Miranchuk che sembrava perso, no? Adesso è Miranchuk. Gran giocatore, questo ragazzo russo è veramente bravo, che noi all'inizio Mica dell'anno, allora, Torino aveva fatto bene anche l'anno scorso dalle buone male. partite. Però quest'anno che era Cioè, partito, aveva avuto qualche problema fisico, so che ma col all'inizio, Miranchuk e però De poi Ketelaere abbiamo fatto 5 partite di fila, 5 non vittorie. abbiamo patito l'assenza di Lukman, quindi Beh. veramente bravi, bravi. Ma anche essere riusciti a recuperare il merito di Gasperini, di De Ketelaere, che comunque può migliorare ancora avendo 22 anni appena così. Io sono convinto che il De Ketelaere è un talento naturale, come tutti i talenti naturali, ha delle pause. Non so, però, cioè, sbaglia pochi passaggi perché ha qualità, grande qualità. A me piace da morire anche perché è bel pulito, anche nel gioco è pulitissimo. Dopo ogni tanto ha delle pause, però mica tutti possono avere la continuità del Gil City o che gioca di Gil City sta facendo cose straordinarie se calcoli che ha giocato tutte le partite. E dopo ci sono i portatori d'acqua e ci sono quelli invece che hanno quel qualcosina in più che deve dare la spinta per fare i miracoli. Ecco, stiamo vedendo ancora il presidente con al suo fianco Ma Marino questo qua Lazzarini, sarà presidente del Club difficile che Amici. gli diano il premio subito perché se lo Vediamo sta se mangiando ancora appunto il primo, mi sta mangiando il primo. passerà ancora qualche minuto. La scelta che a questo punto sembra, a parte le partite di Coppa come quella con lo Sporting, comunque di carne secchi. Al posto di Musso, ecco, è stata una scelta difficile anche quella, però adesso sembra continuare. Sì, Gasperini ha fatto questa scelta, prima di tutto tanto di cappello a Musso che nella partita con lo Sporting Lisbona alla fine è risultato determinante con due parate che ci ha salvato. E direi probabilmente hanno fatto chiarezza all'interno dello spogliatoio, hanno permesso a Carnesecchi probabilmente, mi sembra di capire, il campionato a Carnesecchi e mi sembra Che è stato a convocato anche Musso in nazionale l'Europa. Carnesecchi con Quindi, Scalvini. ripeto, e tutti e due i giocatori mi sembra che stanno rispondendo bene. Sai, l'alternanza probabilmente faceva perdere un po' la fiducia. Ora così probabilmente le idee forse sono più chiare. Carnesecchi si è dimostrato altamente valido. E come del resto Musso, dopo che era partito un attimino titubante, anche lui la prende con lo Sporting Lisbona, direi che niente da dire. Se l'Atalanta prosegue, sicuramente ha dato una Io grossa mano. preferisco Carnesecchi perché fa giocare la squadra 2 passi più avanti, perché lui sta 2 passi fuori dal. Cioè, Musso è attaccato. Dottore più tecnico di me, io sono alle No, elementari, tessera all'università, no, dottore, Musso sta attaccato alla linea di porta, non esce mai. Quell'altro gioca 2 passi più avanti, vuol dire che la difesa sta 5 passi più avanti e quindi ha una maggiore agibilità. E quindi. Oltre al fatto che è giovane e oltre al fatto che viene dal settore giovanile dell'Atalanta. sì. Musso ha un po' deluso relativamente a quello che, come si era presentato, che sembrava il miglior portiere della Serie A. Non dimentichiamoci però, come dicevi tu,
che quella parata ipnotica nei Sì, confronti nel del 5 minuti alla centravanti quando ha fine. fatto il Sì. pallonetto ci Sì. ha consentito di passare il turno. E quindi anche lui ha delle qualità. Non dimentichiamo peraltro che è stato vice, è stato Vice convocato argentino. fino all'ultima convocazione dell'ultimo mondiale per l'Argentina. Sì. E dopo, sai, il portiere. È come quando tiri il libero tu a pallacanestro, se sei in fiducia lo butti dentro, se non sei in fiducia diventa più difficile perché scotta la palla. E adesso un pochettino questa qua è la situazione del Musso che si sente un pochettino in difficoltà nei confronti del pubblico e nei confronti dei compagni perché è calata un filino la sua sicurezza. E anche probabilmente la fiducia dei suoi compagni, un pochettino perché ha delle difficoltà anche nel districarsi coi piedi. L'impressione è stata a volte che sembrava che il Carnesecchi desse un pochino più di tranquillità ai suoi compagni della difesa. Si è avuta questa impressione rispetto a qualche prova. Forse perché Musso a volte era un pochino anche beccato quando sbagliava qualche rinvio, allora perdeva quella Sì. tranquillità o Sai, sicurezza, no? io penso che il ruolo del portiere è veramente delicato, penso, in tutti i ruoli penso che sai, lo sbaglio del portiere è troppo eclatante, mi capisci? Cioè, per me un giocatore di qualsiasi altro ruolo può sbagliare e può avere comunque la possibilità di rimediare grazie all'aiuto dei compagni. Il portiere sicuramente Abbiamo visto dei giocatori d'attacco che sbagliano la porta vuota a 2 metri, tirano lato, tirano alto e roba del genere. Se il portiere poteva, allora il giorno dopo, poteva essere un passo più avanti, poteva essere un passo più indietro. E cioè anche il portiere è dedicato al ruolo, ma può sbagliare anche lui. Però al invece, portiere non si perdona. no, no, Cinque certo. in pagella. All'attaccante un A sei meno lo becca sempre. proposito, gli ultimi gol forse lo stanno a dimostrare. È tornato, sta tornando lo Scamacca che si Stiamo per voleva vedere vivere il a momento Bergamo. culminante della serata. Io lo Ecco, vedo. vediamo. Lo vedo ancora un po' legato, però nella partita internazionale è stato bravissimo. Ha fatto una bella partita anche di Credo tornando indietro, prendendo la palla, lottando, ha fatto il gol del 2-1, cioè l'ho visto bene, ecco, però sì, no, sono d'accordo. Prima di tutto al di là ha della fatto mancata convocazione che un Spalletti ha gran gol, spiegato che sì. non si era, magari non era stato all'altezza l'ultima partita, vuole vedere Luca che Vabbè, sinceramente non, io a me penso non sembra che all'altezza di Scamacca, Luca. direi che in questo momento Spalletti forse fa bene questa tournée americana a provare altri giocatori, tanto Sì, Scamacca, bene o esatto. male, è un giocatore che conosce e poi nel momento chiave sicuramente Scamacca avrà più chance. Ci sono altri 2 mesi dove Scamacca può continuare a crescere e a E questo punto riprendersi l'europeo, sì, se lui sono fa un sì. finale di campionato come deve, magari con qualche gol che possono favorire anche l'Atalanta, sicuramente un posto in azzurro Scamacca se lo porta. A prescindere che è un bel centravanti, io ripeto, Scamacca è un centravanti di cos'è, quanto è alto? Un giocatore di pallacanestro, 1,95, un gran Sì, fisico, infatti. però anche lui è un ragazzo giovane che gli dobbiamo permettere anche qualche sbaglio, però mi sembra che sta tornando in fiducia anche lui. E non si può fare a meno di Lukman davanti. Vabbè, Lukman è una scheggia impazzita e poi c'ha il grande pregio di saltare l'uomo perché ha una velocità e una capacità di. Manca un pochettino di precisione sotto porta, però fa sempre gol. Eh sì, è stato fondamentale anche aver segnato subito contro lo La Sporting. puttanega. Sì, Sì. direi che aver riaperto quella partita all'inizio del secondo tempo è stato direi determinante, perché se la partita magari si protraeva Allora, senza la nostra possibilità di riprendiamo dove pareggiare, eravamo potevano rimasti. incorrere in qualcosa. Vediamo forse Per Gherardi cortesia, adesso grazie. sta. Scusate, ma c'è qua la tipografo Radici che lui deve sempre raccontare mille cose. Ecco, ma che si è girato. Allora, riprendiamo dove eravamo rimasti. Un velocissimo giro ancora dei nostri ospiti con consegna di formagella di rappresentanza. Non possiamo non partire dal parroco di Leffe, tifoso atalantino. Che dovete sapere che noi ci eravamo abituati a vedere le partite in Europa all'oratorio di Gandino, anzi, quelle di campionato. Poi abbiamo visto quella con l'Inter. Abbiamo visto quella col Bologna, andiamo all'Efe, che è meglio, abbiamo vinto con lo Sporting. D'ora in poi noi saremo sempre all'Efe. Grazie Don Giuseppe Merlini.
Poi un altro dei quasi sempre presenti e che approfitta di un cambiamento delle regole in divenire è il nostro Guido Fratta, perché lui è stato invitato all'inizio come presidente di Promoserio. Poi esattamente nell'anno in cui lui è diventato vice, noi abbiamo cominciato a invitare il vice. E da alcuni anni che noi abbiamo deciso, no, è meglio invitare il segretario, lui è segretario. Bravo Guido Fratta! La persona che più mi ha odiato in queste settimane, che pensava di dire, no guarda, quest'anno non ci sono calciatori da premiare, ci vedremo l'anno prossimo, invece ho cominciato a mandargli messaggi, eccetera, ma è stato di una pazienza incredibile. Grazie di tutto, Marco Malvestiti. È il responsabile dei rapporti con la tifoseria in seno ad Atalanta Bergamasca Calcio. Credo si dica SLO. Ok, che no, sì, no, ci sarà un'abbreviazione inglese che non conosco. Caste. Poi noi abbiamo tanti sponsor che sono quelli cui quando chiediamo non ci dicono di no. E a volte, oltre che chiedergli soldi, gli chiediamo anche prestazioni pratiche. Per esempio la tipografia di Alessandro Radici Gandino. Non abbiamo mai dovuto fare impianti elettrici. Noi rispetto al socio Spampatti abbiamo sempre un aiuto mega. Mega Electra Gandino, Eugenio Spampatti. L'Atalanta Club ha sede da sempre all'oratorio di Gandino, 45 anni con sede all'oratorio, ma la vera sede operativa, il magazzino dove usiamo telefono, fax, internet e rubiamo anche qualche ora lavorativa. Ecco, avete sentito Giambattista Gherardi, naturalmente grande anfitrione della serata al ristorante Dal Leone di Vertova, dove fra poco verrà consegnato il premio, bravo papà, se staremo nei tempi, altrimenti comunque l'abbiamo visto il presidente Antonio Percassi. Ma perché è la festa del papà oggi? Il San Giuseppe, infatti, sì, la festa del papà e quindi... Papà Tarantino, abbiamo il papà Tarantino Percassi. Il papà, no, anche perché sono i 40 anni di questa edizione, che nel tempo ha premiato vari giocatori, quest'anno invece si è scelto il presidente, ecco vedete un premio per Marino Magrin che sempre un ospite fisso di questa, ma anche perché ricorrono i 40 anni del disco, della canzone dedicata, ecco questo invece Foscarini, dedicata all'inno dell'Atalanta, insomma, che è rimasto ancora forse l'inno di Magrin, ancora quello più a cui la gente è più affezionata, tutto sommato, no, Flavio, non so se... Sì, sì, io ho avuto la fortuna anche di cantare una volta insieme a lui, e c'era il buon Ezio, eravamo in una scuola per, ci avevano invitato, e mi ricordo c'era... Fasciullo, avete visto anche. Mi ricordo che c'era... Questo anche... è Conti, del presidente del club. Bravo, papà. E dicevi, no, no, forse il dottore non l'ha mai cantato con l'inno, però l'ha fatto cantare a Marino, no? Sì, sì. No, io non ho cantato, ma sempre l'ho sentito. Sì, sì, infatti, con la copertina nera-azzurra dell'84, proprio il disco dell'anno in cui quello del ritorno in Serie A, dei 40.000 di Atalanta, sì. Inter... con il gol di Osti e Muraro, la prima partita giocata qua all'ora comunale. Adesso appunto stavano dicendo della curva nord, che ha tutto un altro ormai aspetto, e la curva Morosini, che verrà completata entro la fine del campionato, e già adesso c'è tutta la copertura praticamente. Sì, sì. Saranno 9.000 di qua e 9.000 di là, giusto? Perché più o meno. E sarà uno spettacolo, onestamente dobbiamo dire la verità, anche questo è un ulteriore passo in avanti, uno stadio veramente un gioiellino, e vederlo pieno pieno sarà una cosa bella. L'inizio del campionato mi faceva tristezza senza la curva sud, noi poi siamo abituati alla vecchia generazione delle partite che giocavamo in Serie C, Atalanta Virecic, 2-0 la prima partita di campionato, mi ricordo. Però, ripeto, è venuto fuori uno stadio veramente bello ed è, sarà uno spettacolo, ce lo invidiano, penso, tante città ce lo invidiano. Ecco il nostro ecco, papà. Presidente, forse possiamo... Bravo,
Prego. Un momento solenne. Marino, prego. Allora, è mio compito fare l'ennesimo sottotitolo sul ricordare come nacque questo premio. 1994, esattamente 30 anni fa, riunione del Consiglio del giovedì sera, ci ritroviamo esattamente ogni giovedì da 45 anni, il presidente Conti e altri tre soci arrivano ad annunciare che diventeranno papà. Noi avevamo già in animo di dare un premio a un calciatore nero-azzurro, non il più forte, non il più alto, non il più basso. Abbiamo detto, potremmo fare una riedizione dell'inseminatore d'oro, visto che c'era il seminatore d'oro per gli allenatori. Questo viene deciso seduta stante, come avviene da sempre nell'Atalanta Club Argandino, e quell'anno assegniamo il premio a Maurizio Gallo. In 30 anni abbiamo premiato, mi consenta, calciatori meno nobili che abbiamo avuto sul nostro terreno di gioco a livello di risultati sportivi, eccetera, ma anche i campioni più grandi. Consentitemi di ricordare nel 2018, in questo stesso luogo, in questa stessa posizione, il premio a Josip Iličić, che aveva alzato quella targa come se fosse una Coppa dei Campioni. E era l'anno in cui eravamo davvero andati in Champions. Questo per dire che non c'è un aspetto di merito, però che quest'anno il bravo papà alla carriera, se mi è consentito, dopo 30 anni, non poteva non essere per Antonio Percassi, perché Antonio Percassi, tra il 1953, è l'ultimo di sei fratelli, ma è anche il padre di sei figli. Quindi credo sia il massimo inseminatore che mai abbiamo premiato. Però ci siamo anche detti che noi dobbiamo premiare Percassi, che all'inizio della sua seconda presidenza ci diceva fate i bravi, che abbiamo visto piangere sotto la curva di Dortmund nonostante la sconfitta per la presenza enorme di Percassi che era in quella serata che tutti ricordiamo, e anche e soprattutto quello che è un po' il papà di tutta la grande famiglia atalantina, non soltanto dei soci del Club Argandino, di tutti i tifosi, ma anche di questo settore giovanile che sta simpatizzando. Noi la ringraziamo ancora, vi lascio in modo di poter fare un intervento, non oso dire la Lectio Magistratis, ma i magistralis, ma il, il premier di norma racconta un po' la sua carriera ai seminatori. Madonna, oh. È un club della Madonna. Porca miseria, infatti, ma ci deve dire tanto, secondo me. Niente, la mia storia è semplice. Parto da Clusone, la città più bella del mondo. I clusonesi. E allora, e a 14 anni a Clusone si facevano i tombi all'oratorio, ed era una competizione fortissima, sentitissima, piena di gente. Io faccio la partita, faccio due gol, finisce la partita, abbiamo vinto. Entrato a prendere gli spogliatoi, un signore che mi dice, ascolta, tu domani vieni a Bergamo, andiamo all'Atalanta. Come all'Atalanta? Questo accade, ci siamo andati giù il lunedì e poi abbiamo preso. E lì è cominciata la mia storia con tutto il settore giovanile. Dottor Brolis e tutte le persone fantastiche che rappresentavano l'Atalanta, soprattutto il settore giovanile, in modo incredibile. È stata una fonte di educazione notevole. Questo è servito a me e a tutti gli altri che hanno avuto la fortuna di fare poi carriera. Poi c'è stato il debutto sulla prima squadra, sono andato avanti quasi quattro anni, poi siccome avevo iniziato a fare l'imprenditore, tra virgolette, tentativo di fare l'imprenditore, ebbi la fortuna di conoscere Luciano Benetton e decisi di aprire il negozio della Benetton e andai al dottor Gollis a dire io domani smetto. Come smetti? No, smetto, preferisco rischiare di fare
l'imprenditore rispetto al giocatore, perché mi ero anche stancato perché me l'avevano messo in difesa, io dietro la difesa, mi rompevo le scatole, diceva scusa un attimo, non la becchi mai, devi sempre picchiare il centravanti. Ha detto ma no, no non, è, non è calcio, non mi diverto più, ho smesso, mi hanno mandato a Cesena. A soli 25 anni se non vado nel carriere. E a Cesena ho fatto 2 mesi, ma credevo di diventare matto perché era finita la partita, non avevo da lavorare. Cioè, mentre noi avevamo già aperto il primo negozio Benettone a Bergamo e di notte, tante volte, tornavo a casa. Questa è stata una storia che alla fine io ho smesso e ho tentato di fare l'imprenditore. E diciamo che non è andata malissimo. Ecco, a onor di statistica, a Cesena Antonio Percassi era andato nell'operazione che aveva riportato a Bergamo e Ezio Bertuzzo. È vero? Bravo. Questo è tutto questo, Paolo. E lui ha conosciuto Benetton telefonando alla signora Luisa Leone, segretaria di Benetton, storica, dicendo testualmente: sono un calciatore dell'Atalanta, vorrei parlare con il signor Benetton perché voglio smettere e fare l'imprenditore. Sì, la ragazza mi rispose: ma scusi, ma lei è normale? Ma lei è un calciatore, mi prende in giro. Sono un calciatore fortissimo che ha deciso di diventare uno sviluppo imprenditore con la Benetton. E mi ha detto: guardi, ne parlo con il signor Luciano Benetton e le farò sapere. Dopo 5 minuti mi arriva la telefonata e mi ha detto: l'aspetta qua, come l'aspetto lo va. Era di lunedì mattina, ho preso la macchina, sono volato su, non so quanti minuti avevo preso per la velocità. E conosciuto lì, è stato un bel incontro, ma visto che ero abbastanza sveglio, soprattutto a quel tipo di business, mi ho approfittato poi di aprire il primo negozio a Bergamo e poi è stata una crescita spaventosa, sia in Italia che all'estero. Grazie Presidente, la promessa è di sorvolare sugli aspetti sportivi in queste occasioni, però insomma Europa League, campionato, zona Champions, Coppa Italia, dobbiamo scegliere? No. Le dura, Comunque è fantastico essere ancora su queste competizioni, questo grazie anche a una struttura, una delle cose importanti dove abbiamo fatto un investimento importante a Zindonia, e continua ad esserlo perché c'è un ulteriore ampliamento, diventerà un centro fantastico. C'è un piccolo altra cosa, una curva che scendo è spettacolare, bisogna rendere conto quando andrete a visitarla, spettacolare veramente, costa una fortuna, ma noi abbiamo preferito investire in quello che può essere l'oggetto importante per fare in modo che la nostra tifoseria venga le partite con comodità, con tranquillità, con la possibilità di depositare le macchine senza andare lontano, ma sotto la gradina, quindi sotto la curva. E sono lì felici, tutte le volte che passano ogni settimana, vedo che sta andando veramente bene. E nel breve, io credo che saremo molto, molto avanzati. Perfetto. Io aggiungo, non l'ho fatto prima, un augurio a tutti i papà, ma soprattutto al nostro Don Giuseppe, oggi anche San Giuseppe, quindi se ho capito bene dal cenno, paga tutta la parrocchia. Devo aggiungere anche un ricordo, proprio in questi giorni ricordiamo la giornata dedicata alle vittime del Covid. Fra i tanti, fra loro che purtroppo in Valseriana non ce l'hanno fatta, c'era anche, e è sempre stato fra di noi, Franco Moioli, che sin dalla sua origine, insieme al figlio Mauro, quindi 30 anni fa, ha sempre predisposto, preparato e portato con orgoglio per consegnarlo a questa sera il premio Bravo Papà. Questa sera, a ricordarci Franco, ci sono i nipoti, prego,
Marco e Paola e la signora Anna anche. Credo che Paola sia la portavoce della famiglia. Sì. Bene. Signor Presidente, siamo molto onorati di poterle consegnare questo premio perché porta il nome di una persona per noi molto speciale, nostro nonno Franco, come ha detto prima. Anche se oggi non lo vede qui, le assicuro che sentiamo la sua presenza nei nostri cuori, perché per lui questo club era molto molto importante, come se fosse una seconda famiglia. Infatti non ha mai mancato una cena e soprattutto mai mancato una partita, ma mai, dico mai. E niente, la ringrazio ancora per questa opportunità, per poterlo ricordare ancora, e sono sicura che sarebbe fiero di noi oggi, e forse anche un po' geloso perché glielo consegniamo noi per con lui, quindi grazie. Signora, la vita nonna. Signori, ancora un applauso per Antonio Percassi, bravo papà, 2024. Marino. Una foto ricordo, mi ci metto anch'io. Grazie a tutti, grazie ancora al Presidente. Prego. No, io stasera ho scoperto una grande cosa. È un club della Madonna questo qua. Ma porca miseria. Ma chi lo sa che siete a questi livelli? Bravissimi. Complimenti di cuore, dottore, complimenti. Come dice qualcuno, non sono nemmeno infermiere. Allora, al socio Antonio Percassi consegniamo ovviamente la sciarpa dell'Atalanta Club Valgandino. Ce l'ha. Se vuole, su quello non diciamo mai di no, siamo peggio di Percassi. Poi abbiamo il cappellino estivo del club. Siamo sicuri che lo metterà, ma anche solo al ritiro di chiusone. La berretta invernale. Il libro che le ricorda la corsa delle uova, dove lei verrà a dare il via prima o poi. Lazzarini l'ha già fatto. Ma soprattutto, le consegno una pannocchia. Lei dice che mi dai una pannocchia. Posso spiegare? Nel 2016 Gasperini ha un avvio un po' incerto con la squadra. Prima della partita che poi cambiò le sorti della stagione e dell'era d'oro, Gasperini viene a Casinico a inaugurare il campo a Juvenes. Ero lo speaker. Gasperini fa due cose: riceve come lei dei biscotti di mais spinato di Gandino e fa una foto col sottoscritto. Non sappiamo cosa ha portato fortuna. Probabilmente sono stati i biscotti, perché lui si è chiamato la settimana successiva, quei biscotti ne vorrei altri, noi gli mandiamo i biscotti insieme a una pannocchia, perché lui la pensa come porta fortuna, può chiedere al ministro, spero che ce l'abbia ancora, dai risultati secondo me ce l'ha ancora. La tenga anche lei perché... Molto simpatica lì al ristorante da Leone di Vertova, dove appunto è stato consegnato il premio Bravo a Papà a un Percassi in forma come l'Atalanta, insomma, no, dottore? Sì, a me l'ho visto bene. L'ho visto bene e prendo l'occasione anch'io per fare gli auguri a tutti i papà, ma anche a tutti i nonni, vista l'età. E quindi, essendo San Giuseppe, è stata una bella idea quella di premiare il nostro presidente, padre di sei figli. Siamo in chiusura anche di trasmissione. Io ringrazio ancora gli amici di Gandino Web, naturalmente Giambattista Gherardi che ha fatto il grande anfitrione della serata con tutti gli amici dell'Atalanta, Magrin, Pasciullo, Foscarini e così via. La domanda che hanno fatto a Percassi la faccio a voi in chiusura. Cosa scegliete tra campionato, eventuale qualificazione a Champions, Coppa Italia e Europa League? Dottore?
Io in ordine andrei in finale in Europa League, secondo risultato andare in Champions o viceversa, meglio andare in Champions il primo e poi sempre la Coppa Italia. Direi che prenderle tutte e tre sarebbe la cosa più interessante. Fabio Carrera. Io sogno, dottore, io sogno. Io sogno la vittoria in Coppa Italia, perché mi piacerebbe avere un trofeo. Poi mi rendo conto che per interesse sarebbe bello vedere l'Atalanta in Champions, magari in finale di Coppa, in Coppa Europa. Però ripeto, la cosa bella è che siamo in corsa. Sarebbe bello chiudere con un trofeo nella nostra bacheca, però ripeto, elemento fortuna, sarà determinante in questo finale di campionato. Io me lo auguro perché l'Atalanta se lo merita per cassa, se lo merita il popolo atalantino, ce lo meritiamo tutti per la passione che ci stiamo mettendo. Ringrazio allora ancora i nostri ospiti, dottor Amedeo Amadeo, Flavio Carrera, gli Grazie amici a te, del grazie a voi. Gandino Web di Gherardi, naturalmente il presidente Antonio Percassi che ha ricevuto il premio Bravo Papà, come vedete ancora nella serata che sta continuando a Vertova. L'appuntamento martedì prossimo, saremo nella settimana che precede la sfida di sabato 30 a Napoli, Napoli-Atalanta, cioè la vigilia di Pasqua. A tutti, grazie ancora, una buona serata.